Errare è umano, scaricare la colpa su qualcun altro è strategico, molto strategico. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Quando ti alzi la mattina e ti accorgi che la vita tua non va bene perché l'ascensore non funziona, scendi per le scale, caschi per terra e ti fai male. Lo scooter l'ha rubato, nell'auto non c'è benzina. Corri che fai tardi stamattina e vedi che l'autobus no, non passa mai. Sciopero, allora sì che tu sei nei guai. Ma dimmi come fai a vivere, prendila a ridere. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Ma io mi domando e dico, ma io mi domando e dico, io sono un attore, anzi meglio, un attautore. C'è il cantautore che è l'autore dei suoi canti, l'attautore è l'autore dei suoi atti. Io, attuatore, finalmente ho trovato lavoro. Però, per iniziare a lavorare, devo andare all'ENPALS, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per farmi fare il libretto. Vado all'alba e c'è già una fila lunghissima. Un tizio che è arrivato per ultimo cerca di passarmi avanti, ma viene ricacciato indietro al grido: "Si metta in fila!". Dopo mezz'ora, il tizio che è arrivato per ultimo cerca di ripassarmi avanti, ma viene ricacciato indietro all'urlo: "Si metta in fila!". Dopo un'ora, il tizio che è arrivato per ultimo cerca di ripassarmi avanti, ma la reazione degli astanti è piuttosto violenta. Viene trattato male a parole, viene respinto e rischia un linciaggio in piena regola. Allora questo sbotta e dice: "Ma questo ufficio, ma lo dovete far aprire, sì o no?". Ma io mi domando e dico, ma io mi domando e dico. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Allora veramente, io non capisco, mi chiedo, i bambini che danno sempre un mondo di bene, sì, perché i bambini fra di loro si vogliono bene. Mica come gli adulti che sono grandi e grossi e cattivi fra di loro, eh? Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma se gli infanti amano l'infanzia, gli adulti amano l'adulterio? Poi i bambini crescono e vanno a scuola e lì prendono appunti su tutto. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, l'alfabeto Morse, ma il quaderno Pianz? Poi crescono e iniziano a studiare la geografia. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma nelle isole Vergini il mare pullula di pesci sega? Poi crescono e studiano anche le scienze naturali. Allora veramente io non capisco e mi chiedo, ma le arance cacano agrumi? Poi i bambini crescono, diventano ragazzi e vanno a scuola e iniziano a studiare il latino. Allora veramente io non capisco e mi chiedo, errare humano est, perseverare ovest? Melius abundare quam deficere, ovvero meglio essere abbondanti che deficienti? Sivis pacem para bellum, ma sivis penem para culum? Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Insieme! Oh, c'è polemica, oh, c'è polemica. Oh, c'è polemica, tutta quanta per voi. Insieme. Oh, c'è polemica, oh, c'è polemica, oh, c'è polemica, tutta quanta per voi. Sì, io ve l'avevo detto come andava a finire. Tanto il calcio e la politica sono. E così ieri sono andato a sentire il presidente della mia squadra di calcio che ha fatto un bel discorso per inizio del campionato, ma non ho capito nulla. Poi c'era anche un grosso politico all'interno della manifestazione che ha fatto anche lui un bel discorso, ma non ho capito nulla. Allora mi sono avvicinato a questo politico e gliel'ho detto. Ho detto: "Scusi, guardi, ma io con il suo discorso non ho capito proprio nulla". E lui: "Mi consenta, la politica è come la religione, abbi fede". Io ce l'ho fede, ma qui ne rubano tutto. Allora mi sono avvicinato
al presidente della mia squadra di calcio e glielo ho detto: perché non rubi anche tu? E lui mi ha risposto: prima mi devo scrivere a un grosso partito politico. Ah sì? E allora qui c'è polemica. Insieme! Oh, c'è polemica! Oh, c'è polemica! Oh, c'è polemica! Tutta quanta per voi! Insieme! Oh, c'è polemica! Oh, c'è polemica! Oh, c'è polemica! Tutta quanta per voi! Sì! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Amore, non capisco perché la gente dice che i gatti sono falsi e traditori. Ma non è vero, micina mia. Mau, mau. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! E sono Rosa, sono Rosina, sono la sarta, la sartina, che taglia, cucina e menda, dalla sera alla mattina. E sono Rosa, sono Rosina, sono la sarta, la sartina, che taglia, cucina e menda, dalla sera alla mattina. Sì, oggi no, perché oggi è il compleanno della menina, sì, della mia sorella. E le ho comprato una torta per il suo compleanno. E lei mi fa: oh Rosa, oh Nina, dimmi, ma è vero che una donna non bada mai a spese per la torta del suo compleanno? Certo, Nina, certo. E risparmia sulle candeline. Oh Rosa, oh Nina, dimmi. Oh Rosa, ma è vero che è una donna comunque togliendosi gli anni e non li perde mai? Certo, non fa altro che regalarli alla sua migliore amica. Oh Rosa, oh Nina, che c'è ancora? Oh Rosa, senti, ma nessuno mica si arrabbierà se noi andiamo in giro a raccontare che io sono una donna di classe? Certo, certo Nina. Vuoi a raccontargli che classe sei? Che poi dico, io volevo regalarle un cappotto. Entro in questo negozio, guardo questo bel cappottone che è lì in vetrina, vado dalla commessa e faccio: scusi commessa, quanto costa il cappotto lì? E costa 750 euro. 750 euro? Ah, e senza maniche? E perché senza maniche? Signora, mi ha fatto delle braccia, questi prezzi. E così io che cosa ho fatto? Le ho riparato l'automobile e mi è costato di meno. Così prendo, monto in macchina con la menina, si va a viaggiare e a un certo punto lungo la carreggiata si vede degli addetti alla sistemazione delle luci che velocemente salgono su dei lampioni. Allora la menina che fa? Accosta, abbassa il finestrino, tira fuori la testa e le dice: esagerati! E non guida mica, poi, così tanto male, eh? E son Rosa, son Rosina, son la sarta, la sartina, che taglia, cucina e menta, dalla sera alla mattina. E son Rosa, son Rosina, son la sarta, la sartina, che taglia, cucina e menta, dalla sera alla mattina. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! 40 anni che lavoro in polizia, sì? E mi sono sempre fatto rispettare a tutti, tutti, sempre, sempre! Ma non come figlio, quello è tremendo, tremendo sto figliolo! L'altro giorno in classe è stato interrogato dalla sua maestra di scienze naturali e dice: allora, dov'è che si lava la foca? Maestra, 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 nel bodè! Ma che bodè è bodè? Mica si dice bodè! Maestra, ma se è per quello non si dice nemmeno foca! Allora l'ho preso e l'ho mandato a un corso di educazione sessuale e dopo un mese mi ha riempito la stanza di giornalini, poster, videocassette. Allora io l'ho preso una parte e l'ho rimproverato. E lui mi dice, stupito, mi guarda, una faccia strana, mi fa: babbo, babbo, finché te non ti decidi a prendere una golf carina, io come faccio a fare i compiti a casa? Tremendo, tremendo, tremendo sto figlio. Che poi ho detto, basta, non vai più a lezione. L'ho mandato direttamente alla sua maestra di scienze naturali. L'altro giorno mi fa: babbo, babbo, sai, sono tornato dalla mia maestra di scienze naturali, così bella e carina. Ah sì? Dimmi, che hai fatto? Ho fatto una lezione privata riassuntiva. Dimmi, e com'è andata? L'ho ripassata talmente tanto che il giorno dopo a scuola lei non c'era e hanno messo un maestro a sostituirlo. Che questo maestro ha dato un compito in classe, un tema con su scritto la cosa che più mi piace. Allora lui, ovviamente con tutte queste lezioni che aveva fatto su questo corso di educazione sessuale, prende e gli consegna in tema con su scritto l'organo genitale femminile. Allora il maestro si arrabbia, fa su tutte le furie, lo prende, lo butta fuori di classe e gli dice di venire accompagnato da me, dal suo babbo, il giorno dopo a scuola. Allora io non l'ho accompagnato. In un orecchio ho detto quello che doveva dire al maestro. Allora il maestro lo prende, lo guarda e fa: ma non ti avevo detto di venire accompagnato dal tuo babbo? Dov'è? Maestro, maestro, il babbo ha detto che con i gay non ci parla. Tremendo, tremendo, tremendo sto figliolo. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Come due anime libere,
ragazza da non perdere. È una sventura non essere amati, ma è un affronto non esserlo più. Quello che proviamo quando siamo innamorati è forse la nostra condizione normale. L'amore mostra all'uomo quale dovrebbe essere. Allora, te la chiedo. Che cosa? Me la dai? Sì. Sì! 50 euro. Ma ti rendi conto? Ma che ti rendi conto? Ma che te ne rendi conto? Andiamo. Un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì. Ed un colloquio di lavoro, un lavoro che non c'è, e t'ha fatto illudere. E torni a casa, la donna t'ha lasciato per uno di cui lui di lei si è e spari che ti aiuterà, e invece proprio lui se ne fregherà. E vedi che sei rimasto solo, solo in mezzo a tanta gente. Sei rimasto solo e non fai più niente. Ma dimmi come fai a vivere, prendila a ridere.